Buonasera Sindaco. Buonasera a tutti. La notizia che in questi giorni ha tenuto banco a Saronno e che ha tenuto anche i tifosi un po' col fiato sospeso era la notizia della rinascita, oppure meno, della FBC Saronno. Un po' tutti in questa settimana ci siamo chiesti almeno una volta, rinascerà o non rinascerà? Ci può dire un po' come sono andate le cose, le trattative? Partiamo da lontano. Dobbiamo dire che dal 2010, più o meno in questi giorni, l'FBC Saronno cessò di esistere perché fu ceduto il titolo sportivo ad una società non saronnese e quindi scomparve dalla scena calcistica non solo locale ma anche nazionale l'FBC Saronno. In questi 3 anni sono state diverse le persone, i gruppi, le cosiddette cordate che si sono presentate in municipio con l'intendimento di far rinascere l'FBC. L'amministrazione comunale ha dettato delle regole, ha dato delle prescrizioni, non se n'è fatto nulla. 10 giorni fa a Saronno si è costituito un comitato per la ricostituzione dell'FBC Saronno. Questo comitato, formato da cittadini saronnesi, è venuto ad incontrare il sindaco e l'amministrazione comunale, hanno presentato a noi i loro progetti, ci hanno dato delle garanzie, le hanno messe per iscritto. Il problema si è presentato maggiormente quando si è arrivati al dunque sull'uso o meno del marchio e del logo FBC Saronno, quello storico la cui proprietà è del comune di Saronno, non quella che fu di proprietà dell'ultimo presidente, ma il marchio storico originale è di proprietà attualmente del comune di Saronno. Su questo noi abbiamo avuto parecchie perplessità perché, essendo di proprietà pubblica, avremmo voluto attraverso un bando pubblico concederlo. In questo momento invece loro, cioè questo costituendo comitato, ci chiedeva di avere la proprietà del logo. Noi, proprio perché non potevamo darlo ai primi che passavano, abbiamo preferito prima di tutto chiedere loro se potessero essere intenzionati a avere la licenza d'uso del marchio FBC Saronno. Così non è stato, perché loro hanno valutato che non potesse essere, allora attraverso i nostri legali, i nostri dirigenti e funzionari abbiamo fatto tutti gli approfondimenti tecnici e giuridici e la proposta ultima che ne è scaturita e che loro hanno accettato, anche attraverso i loro legali, è stata quella di costituire una nuova società che si chiamerà FBCS 1910, che avrà un logo non uguale ma abbastanza simile a quello dell'FBC storico. A questo punto il comune di Saronno concede l'utilizzo dello stadio con questa prescrizione: esistendo già all'interno dello stadio comunale Colombo Gianetti una società di calcio che è la Robur Calcio e una società di atletica, l'Osa Atletica, una delle nostre richieste, dei requisiti che abbiamo chiesto a questa nuova società è che ci dovrà essere un'assoluta concordanza di intenti, una disponibilità assoluta a condividere gli spazi. Così ci è stato dato anche questa sicurezza e questa possibilità. Si arriverà quindi adesso a stilare una convenzione. Abbiamo anche chiesto che non ci fosse da parte di questa nuova società che andrà a recuperare, diciamo così, ad acquisire il titolo di una società calcistica vicino a Saronno e inizierà un campionato di promozione. Partiranno dalla promozione. Se nei prossimi anni, 2-3 anni, il progetto continuerà ad essere valido, le risorse che loro dicono di avere e hanno dato delle garanzie anche in questo senso continueranno ad esserci, se ci saranno le serietà di buoni rapporti con le altre società,
e soprattutto io ho chiesto loro, ci dovranno essere anche rispetto delle regole e della lealtà sportiva. A questo punto nulla vieta che il Comune un domani possa davvero mettere a bando per cedere il marchio del glorioso FBC Saronno. Se tutto questo potrà essere confermato o meno, lo vedremo alla prova dei fatti. Partiranno dalla promozione, se i risultati arriveranno, tutti quelli che ho detto, se poi arriveranno anche quelli sportivi, nel senso di passaggi di categoria, dalla promozione all'eccellenza, dall'eccellenza alla Serie D e chissà fin dove si potrà arrivare, questo lo potranno dimostrare solamente i fatti. Allora, come sindaco credo di avere difeso gli interessi della comunità dei saronnesi, che è l'attuale proprietà del marchio storico FBC Saronno, e abbiamo dato l'opportunità, la possibilità ad una nuova società di, recuperando e acquisendo il titolo sportivo di una città vicina a Saronno, di poter giocare in promozione. Questa è la cronistoria, ci auguriamo tutti che i tempi ci diano ragione, i risultati possano darci ragione, evitando di confondere, di mischiare la politica con lo sport. Ho chiesto a queste persone di tenere come primo punto il rispetto dei valori dello sport, l'eticità e la lealtà, e ho chiesto anche il rispetto per quello che è oggi il lavoro, la fatica e il sacrificio che compie il sindaco quotidianamente e l'amministrazione comunale tutta, proprio per difendere i cittadini saronesi e gli interessi della città di Saronno. Questo credo che sia in breve l'andamento dei fatti, e auguriamoci che il futuro possa essere non roseo ma bianco celeste. Grazie. Può bastare. Può bastare. Vabbè, grazie. Grazie a voi.